Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane. Possiamo dire che anche il sociale è made in Italy con delle caratteristiche del tutto speciali. Una puntata che parlerà anche di questo, ma invece cominciamo a parlare di farine made in Italy, anzi made in Molino Bertolo, il servizio. Si intitola Le farine di Leonardo ed è il nuovo progetto messo a punto da Molino Bertolo con la collaborazione di Leonardo Di Carlo, pasticcere pluripremiato ed esponente del Pastry Concept, ovvero la pasticceria sperimentale e di ricerca. È un progetto che parte 17 mesi fa, ci siamo impegnati parecchio, abbiamo fatto più di 2500 prove in tutte le tipologie possibili e immaginabili. Quattro farine, con quattro farine facciamo tutto il mondo della pasticceria. Il nostro obiettivo è quello di dare un prodotto polivalente, semplice nell'utilizzarlo in pasticceria o in panetteria e soprattutto sottolineiamo Made in Italy. Questa è una cosa che noi volevamo, perciò non è una miscela di grani extraeuropei e altro, ma è una miscela esclusivamente di un grano. Una ricerca che ha portato Enrico e Leonardo a lavorare in sinergia per ritornare all'origine della materia prima e arrivare ad un prodotto unico e completo per il professionista intraprendente. Queste farine nascono dalla necessità di ridurre gli articoli all'interno di un laboratorio, soprattutto di un magazzino, e perché no, mescolarli per farli poi diventare polivalenti su tutto quello che è la pasticceria, pizzeria e gastronomia, perché noi riusciamo a fare da un ottimo pane a delle focacce, a dei croissant, a un panettone, perciò grani lievitati, a frolle sfoglie, perciò con solo due farine, perché due sono farine bianche, perciò una hard e una soft, e altre due sono integrali. Una realtà, quella del Molino Bertolo, che ha alle spalle 5 generazioni di mugnai e che da sempre coniuga tradizione e semplicità con innovazione e ultime tecnologie. Il risultato del progetto si concretizza in 4 farine, 2 di grano tenero tipo 0, date rispettivamente a piccola pasticceria e a lunghe lievitazioni, e 2 farine integrali, solamente spazzolate, che non prevedono nessuna aggiunta di crusca. Cosa vuol dire la ricostruzione delle farine? Vuol dire raffinare delle farine bianche e aggiungerci poi successivamente della crusca, come spesso succede. Invece noi cosa facciamo? Innanzitutto abbiamo fatto la ricerca di un frumento italiano, tutto made in Italy. Questo frumento viene leggermente spazzolato e poi viene frantumato. Questo cosa vuol dire? Che otteniamo delle farine integrali o molto integrali, perciò molto grosse, per avere poi delle caratteristiche sia organolettiche ma sia di teste completamente diverse. Noi siamo un mulino serio, che abbiamo una certa cultura del macinare, questo prodotto umile ma allo stesso tempo nobile. E ho ritrovato queste qualità nel maestro Leonardo. Come dice sempre Leonardo, questo è solo l'inizio.